Amici campioni d'Italia e amanti del calcio, un saluto da Luca Zed. Allora, intanto lasciate un like se anche voi ne avete pieni i coglioni. Allora, avete messo il like, immagino, perché tutti quelli che vedranno questo video credo che come me ne avranno pieni i coglioni. Allora, io direi basta. Cioè, basta così. È inutile che aspettiamo, che cazzo dobbiamo aspettare? Abbiamo offerto 32 milioni, sono le ultime notizie. Quelli là ne vogliono 37. L'accordo non c'è, basta. Cioè io direi basta. Che poi, voglio dire, con questi 32 milioni, cioè lasciamo perdere De Ketelaere, prendiamoci Ziyech e Renato Sanchez. Io penso che con 32 milioni li prendiamo tutti e due. Che secondo me è meglio che andare a prendere De Ketelaere, che non sappiamo neanche come cazzo gioca. Abbiamo visto 4 highlights in croce, sappiamo solo che piace a Pioli, vabbè, che non è da trascurare questo fatto. Però, cioè, se dobbiamo aspettare questo giocatore come se dovessimo aspettare, non so chi, la fine del mondo, allora basta. Cioè è veramente una situazione raccapricciante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Cioè, questa roba qua è una roba assurda, non sta né in cielo né in terra che due squadre per comprare un giocatore stanno in ballo mesi, fanno il viaggio per andare a contrattare meglio a quattro occhi. Cioè, tutte queste puttanate non stanno né in cielo né in terra. È una cosa veramente assurda, non riesco a concepirla. Che poi 32 milioni li vale veramente sto giocatore qua, o peggio ancora 37? Cioè, secondo me no. Secondo me un giocatore di 20 anni che ha giocato solo in Belgio, cioè no, non vale 32 milioni. Li vale perché l'abbiamo fatto valere noi questi soldi, perché lo continuiamo a pressare, a corteggiare da un mese. Quindi un sacco di incognite che mi fanno incazzare e perdere la pazienza. E poi qualcuno dica qualcosa, anche Maldini. Cioè, esca allo scoperto e dica com'è la situazione. Cioè, se uscisse e dicesse, ascolta, allora ragazzi, la situazione del Ketelaere è questa, noi abbiamo offerto 32, quelli vogliono 37, la risposta precisa e sicura, oltre alla quale non si va, ce la daranno tra una settimana. Allora noi tifosi, no, ne prendiamo atto e a questo punto diciamo che okay, tra una settimana lo sappiamo, però intanto dirigenti plenipotenziali del Milan, come dice il mio amico Carletto, cioè, occupatevi di altri giocatori, portate a casa Ziyech, portate a casa Sanchez, portate a casa qualcuno per la difesa, visto che adesso si parla di prendere qualcun altro da aggiungere in difesa. Cioè, perché così è veramente un mercato assurdo. Un mercato assurdo. Non si può stare un mese e mezzo a contrattare per un giocatore e non sapere neanche, cioè, per il resto delle parti, delle posizioni in campo, chi prendere, se li prendiamo. Cioè, a questo punto Maldini chiama i dirigenti del Bruges e gli dici, ragazzi, avete rotto le palle, tenetevi sto cazzo di giocatore, buona fortuna, magari ce lo prendiamo a parametro zero fra un anno, e ci buttiamo subito sui giocatori che ci servono, perché non ci serve solo De Ketelaere, ci serve forse di più nell'immediato un Sanchez e un Ziyech. Perché un giocatore come De Ketelaere che arriva, può darsi che ti fa anche un anno di merda, anche per poi magari diventare un campione, ma il rischio è anche quello, che butti lì 32 milioni, che secondo me già sono tanti, per poi non avere neanche un risultato immediato. Quindi lasciamo perdere De Ketelaere, così ci mettiamo l'anima in pace, soprattutto noi tifosi, e andiamo su altro, portiamo a casa gli altri due o tre che mancano. Ovviamente gli altri due o tre che mancano devono essere Sanchez,
anche se anche lui comincia a starmi sulle palle, e Ziyech. Cioè, voi vi immaginate un Milan senza De Ketelaere ma con Ziyech e Sanchez? Cioè, io preferirei così, non so. Non so cosa aggiungere, è una situazione veramente imbarazzante che fa incazzare tutti noi tifosi, a quello che sento, quindi cioè, direi basta. Va bene, questo era il mio mini sfogo di oggi mentre vado al lavoro. Stasera alle 18 c'è ZTE Milan, un amichevole in Ungheria, o Bulgaria, vabbè, comunque, che credo che non riuscirò a vederla bene, magari sul cellulare un po' qua e là. E per il prossimo video credo che ci vedremo ormai domani, perché oggi la vedo un po' dura con il lavoro. Comunque ragazzi, pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un like, azionate la campanella, fatemi sapere cosa ne pensate, mi fa sempre un grande piacere ricevere i commenti. E noi ci vediamo al più presto. Buona partita a voi che potete vederla tranquillamente sul vostro divano. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!